Eccoci qua, ben ritrovati, è una finestra sul mondo e oggi parliamo di Covid, sì, perché sono state varate diverse misure in queste ultime settimane, quindi è giusto parlarne e vogliamo fare anche un po' di chiarezza. Allora, la pandemia purtroppo, come sappiamo tutti, non è ancora finita. I contagi stanno aumentando in tutto il mondo ed è stata scoperta la variante Omicron. E per questo motivo in molti paesi si è deciso di rafforzare le misure di contenimento del contagio. Pensate che in Svizzera c'è stato un referendum addirittura sul Green Pass e ha vinto il fronte del sì. E in Italia, ovviamente, ormai da parecchi mesi che è in vigore il Green Pass, ma il 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto, legge che ha introdotto il Super Green Pass. E vediamo allora insieme di che cosa si tratta. Beh, allora il Super Green Pass si ottiene solamente se si è vaccinati oppure si è guariti dal Covid, e questa è una grossa novità rispetto a prima. Entra in vigore in zona bianca a partire dal 6 dicembre e per il momento fino al 15 gennaio del 2022, poi si vedrà. E le regioni che sono già passate in zona gialla adottano già questo nuovo strumento. Bene, a cosa serve? Beh, per accedere a bar e ristoranti, per assistere a spettacoli ed eventi sportivi, per partecipare a feste e cerimonie pubbliche. Il Green Pass base continuerà a essere usato, ovviamente, e sarà richiesto anche per salire sui mezzi di trasporto regionale, locale, questa è anche una novità rispetto a prima. E quindi, insomma, poi viene anche introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, per gli insegnanti, per i militari e per le forze di polizia. Quindi, insomma, diverse novità, che sono state introdotte proprio in questi giorni. E poi si sta anche discutendo su un tema molto delicato, ovvero la vaccinazione per i bambini. Sì, perché i più piccoli infatti possono contrarre il virus e contagiare gli altri. Per questo motivo, entro dicembre si dovrebbero iniziare a vaccinare anche i bambini. Anche per loro ovviamente sono previste due dosi di vaccino, ovviamente in quantità minore, rispetto agli adulti. Ma nonostante tutte queste misure, purtroppo molte persone si ammalano di Covid e finiscono in terapia intensiva. La maggior parte sono persone non vaccinate, questo lo sappiamo benissimo. Ma perché dunque succede questo? Beh, perché molti hanno paura degli eventi avversi che potrebbero manifestarsi dopo la vaccinazione e quindi non si vaccinano. Altri credono alle fake news che circolano sul web e quindi non si vaccinano. Beh, ciò purtroppo succede perché? Perché sui social tutti possono esprimere la loro opinione. Questo ovviamente è giustissimo, essendo in una democrazia, ma tutti i giudizi vengono posti sullo stesso piano e questo crea confusione inevitabilmente. Dunque è lecito porsi un'altra domanda, ma dove si informano gli italiani? Beh, secondo alcuni studi, il 59,1% degli italiani si informa grazie ai telegiornali. Al secondo posto, il 31,4%, troviamo Facebook utilizzato come strumento di informazione. Chiudono la classifica i motori di ricerca online con il 20,7%. Ma e voi a questo punto, dove andate per cercare notizie? E poi, siete favorevoli o meno al Super Green Pass? Bene, il nostro inviato è andato al mercato di Rivarolo, ha fatto queste domande e anche altre, vediamo cosa gli hanno risposto. Che cosa ne pensa del Super Green Pass? È che sia una buona misura anche per tutelare chi si vuole vaccinare. Che va bene, che è giusto. Sì, io vado a fare il terzo oggi e sono contenta di farlo, anche se se ne da fare 10 ne faccio 10. È una bella cosa. Non cambia il vestito, non conta. Io sono a favore dei vaccini. Perché penso che così almeno per muoversi e magari togliersi queste e poter riprendere la vita che avevamo prima. Mi fido della scienza. Che cosa ne penso? È un ulteriore sviluppo di quello che stavamo aspettando, cioè di una sicurezza in più. A breve anche i bambini verranno vaccinati. È d'accordo con questa scelta? Certamente, ma perché sono quelli che possono infettare i genitori e i nonni e poi salvaguardano tutti, vaccinare piccoli per salvare i grandi.
Solamente che c'è un problema, si vaccinano i piccoli perché i grandi non vogliono vaccinarsi. Certo, se necessita sì, perché due nipotini piccoli ce li ho. Sì, sì. Ma è giusto anche loro? Sì, io mi metto nelle loro mani perché sono proprio incompetente. Vedendo gli effetti sulla popolazione, se ci danno dei numeri corretti, funziona, no? Funziona sulla popolazione, io ho aderito. Io ne ho già tre vaccini, più l'anti-influenzale, sono bombardata. Sì, mi hanno detto che posso andare sulla Luna, il medico ha detto può andare, via, prossima tappa ormai. Ah, su questo non ci metto il becco perché bambini non ne ho più vicini. Spero che si raggiunga comunque una sicurezza per cui tutti quelli che sono titubanti possano prima o poi convincersi. Su questo però ognuno ha le sue idee, quindi... Ma io mi affido al parere dei medici e di chi ne sa decisamente più di me. Perché secondo lei alcune persone decidono proprio di non vaccinarsi? Perché sono ignoranti, ho detto tutto. Perché hanno la testa malata, secondo me, poi gli altri non lo so. E perché hanno il timore, non conosci, però io penso sia come tutti i vaccini che ci hanno fatto in passato. Da quando siamo piccoli ci vaccinano. E ci siamo mai occupati di cosa ci infilano dentro? Non lo so, ecco, siccome mi metto nelle mani dei medici, dico ognuno fa il suo mestiere, ecco, io la vedo da questo punto di vista. Poi effettivamente se si ascolta la televisione ci sono tanti pareri e i vaccini per il momento, tante malattie le abbiamo debellate grazie ai vaccini, quindi forse questo dicono è stato fatto un po' in fretta, ma ci siamo trovati con parecchie persone che ci hanno dovuto salutare. Penso soprattutto quando ti tocca in famiglia, sei toccato forte. Non lo so, ognuno ha le proprie idee, quindi io non ho avuto dubbi sul vaccinarmi, tanti ne hanno e boh, se li tengano, spero per poco, perché comunque la strada quella è quella di farsi vaccinare tutti. Giustamente ognuno è libero di fare quello che ha piacere di fare, quello in cui è convinto. Questo però deve fare attenzione a non mettere a rischio la salute degli altri. Ma perché qualcuno deve essere sempre contrario? Per il partito preso. Se uno dice bianco, l'altro gli va a dire rosso. E di conseguenza è sempre così, anche se non ci sono motivi validi. Spesso sul web circolano notizie false riguardanti il Covid. Lei dove si informa normalmente? Io non uso niente. Io vado con la televisione e bon, basta. È quello che ascolto, sia i canali televisivi, quindi il telegiornale dei vari canali e poi anche i media, cellulare ascolti. Vedi le notizie che ti arrivano su Google e poi senti i medici, perché io alla fine qualsiasi cosa, anche la prima volta che ho vaccinato ho sentito il mio medico di base che mi avevano mandato un messaggio, vai, sono andata fino a casella e mi hanno detto qualsiasi cosa ti facciano falla, se non stai bene mi chiami, però falla perché è l'unico modo per venirne fuori. Generalmente leggo giornali e ascolto telegiornali. Quello che passa sul web bisogna saper dargli il peso giusto e non lasciarsi andare subito a credere a qualsiasi cosa, però è più facile così che non altro. Non guardo più niente, chiedo al mio medico. La televisione e i giornali? Dappertutto, in televisione. E io poi parlo con la gente. E i giornali ne prendo 7-8 alla settimana. I contagi stanno aumentando e la variante Omicron è stata scoperta da poco. Che cosa si prospetta per il futuro? Le ultime notizie che ho sentito dai vari medici, qualcuno mette più allarme. Qualcuno dice che no, che il vaccino funziona anche per questa variante, che è un po' come l'anti-influenzale, che ogni anno bisogna aggiustare il tiro e quindi anche di queste vaccinazioni, questo tipo di vaccino aggiusteranno il tiro. Però io sento che in ospedale non arrivano più casi gravi. Io frequento l'ospedale adesso con mia mamma, con mia suocera, quindi Ivrea, Chivassoli, sto frequentando quotidianamente e non c'è più, diciamo, il timore di prima. I medici sono anche loro più...
curano di più persone perché comincia a esserci meno paura. Non so gli ultimi come facciamo a convincerli, più che guardare intorno che tutta la gente che ha fatto il vaccino è per il momento sta bene. Non lo so cosa si prospetta, speriamo che questa cosa finisca prima o poi. Ma non lo so, come dico, lascio la parola agli esperti. È una cosa brutta quella, secondo me, poi no, non lo so. Allora, tutti sono favorevoli al Green Pass poiché lo ritengono indispensabile per tutelare chi si è già vaccinato e magari anche per spingere a vaccinarsi chi non l'ha ancora fatto. La vaccinazione rivolta ai bambini è molto importante e necessaria. E poi, per quanto riguarda i non vaccinati, affermano che ognuno sia libero ovviamente di fare la propria scelta, ma non vaccinarsi vuol dire mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E poi si informano principalmente tramite la televisione e i cellulari, questo l'avevo già visto prima anche parlando degli studi che abbiamo appunto parlato prima, ma alcuni comprano ancora il giornale cartaceo, questo anche è importante. E infine la maggioranza è ottimista sul futuro, con la speranza che prima o poi questa pandemia possa finire, e noi ce lo auguriamo davvero con tutto il cuore, speriamo davvero di non doverne più parlare di questo argomento, ma per il momento. Allora chiudiamo questa puntata con una frase. La frase questa volta è di Claudia Albernini, pensate, la prima infermiera vaccinata in Italia. Ormai è passato quasi un anno dalle prime vaccinazioni, e lei dice: vaccinarsi è un atto d'amore e di responsabilità nei confronti della collettività. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo venerdì prossimo sempre qui su Obiettivo News. Ciao.